Allora, questo dovrebbe essere il primo videoblog. Aspetta che ho detto, ho preso tre denti. Spiego un attimo quello che ci sta dietro al mio blog, Dress to Punks, e rispondere un po' a delle solite domande che mi vengono fatte proprio via Instagram o via messaggi privati di Facebook. Quindi finisco di lavarmi i denti e andiamo. Cioè, non è che mi volevo farti vedere che mi lavavo i denti, ma il bagno è l'unica zona della mia casa dove c'è la luce e quindi ho deciso di incominciare da qua perché sennò è un po' troppo buio. E infatti ho questa che è la luce principale che da tempo è rotta. Allora, dove nasce la questione delle maglie? Allora, l'archivio, camera mia, la luce ce l'ho. L'archivio per lo più ce l'ho in un garage. Qua vicino al letto ho le maglie che indosso regolarmente, ho una selezione accurata. Ecco, qui vedi alcuni modelli che sto portando in questo periodo. Come vedi è estate, quindi oltre alle maglie nere porto anche qualcosa di bianco, anche perché non vado a lavorare con la maglia nera in genere. Questa è l'H2O, l'ultima che ho postato, di fianco una di Living with Lions, però tutto il casino, il marasma, lo vedi qua. Mentre dove faccio le foto, in quale angolo, ho uno studio fotografico, oh, è vero o no? Allora, è qua. Aspetta, chiudo la porta, questo è un poster di Millen Collin di 1000 anni fa quando vennero con gli antiflag a Milano. Niente, guarda, questa è una di fianco al mio letto, c'è la libreria, c'è questo cavalletto che è totalmente sghembo, si vedi è tutto rotto e infatti sta in piedi per lo più a bestemmie. E questa è la parete, infatti spesso si vede un angolo nero. Uso un adesivo dei Mengis per fare il fuoco. Metto la camera qua, adesso la camera è di là, e faccio il fuoco e faccio la foto con la maglia. E meno foto ci sono, meglio è. L'ultima l'ho fatta incastrare, che è quella degli H2O, perché ha ben tre stampe, quella frontale, che è fica, per essere in stampa serigrafica. Oh, ecco. Poi a quella dietro. Adesso non mi verrà mai il trick 1997, che sta facendo tipo la collezione di questa roba degli H2O. Qua tra le felpe dovrei avere anche 1996. Ecco, magia del montaggio. Questa è la felpa di 1996. E vedi, e dietro è del primo album degli H2O, Go. Mentre questo è di Thick and the Water. Hai visto prima il login, e qua c'è il logo dell'Epitaph. Ecco, quando ci sono queste piccolezze qua mi fanno bestemmiare perché non so mai come fare la foto esattamente. Una volta fatta la foto in quest'angolo qua dove c'è l'adesivo dei Mengis, elaboro tutto con una camera che è una vecchia reflex. Qui vedi il mio computer che è attaccato a una cucina che non sto usando, e qui c'è qualche poster, qualcosa anche di figo di Melvin, se sembra. Una vecchia reflex, una Canon EOS 1000, che la uso praticamente solo per il blog. E dopodiché, questo sarà il prossimo post, ritaglio tutto via Mac. Come vedi, le foto all'inizio sono ben rose. Ecco, questo è il lavoro finito. Dopodiché, in questo computer e in questo di fianco ho tutti i vari archivi di foto, video, eccetera. Dopodiché vado avanti a fare il post del blog. È un cazzo, dai, adesso farò alcuni di questi video. Aspetta che non mi voglio ammazzare, torno in bagno, che lì c'è abbastanza luce. E farò alcuni di questi video che voglio, dai, un po' raccontare dietro le quinte. Credo di farne anche a diversi concerti a cui andrò prossimamente. E quindi, boh, vediamo se sta roba può piacere da integrare al blog, eccetera. Visto che sono, boh, 4-5 anni che lo sto facendo, il lettore medio è sempre più rincoglionito, ha sempre meno voglia di leggere. E quindi, essendo rincoglionito, le cose in video forse sono più alla portata di scemo. E niente, dai, adesso vedo cosa riesco a postare nei prossimi giorni. Già montare tutta sta roba credo mi risulterà abbastanza impossibile. Bella, ci vediamo alla prossima e boh, iscrivetevi al blog, seguitemi su Instagram, cartacacc666 e boh, non lo so, fate robe, dai, vaffanculo.